Ciao a tutti, benvenuti, bentornati, io sono Chiara. Come noterete dal logo, torno con un piccolo video haul di Bottega Verde. Ho visto che lo scorso video haul vi era piaciuto tantissimo, lo state tuttora guardando, se erano nate anche piccole riflessioni, consigli sotto quel video, allora ho deciso di farvi vedere il mio ultimo acquisto fatto in occasione di uno sconto su tutto il catalogo. Uno sconto del 60% che è stato fatto sul sito qualche domenica fa. Quindi ne ho approfittato perché tenevo d'occhio appunto le promozioni per acquistare alcune cosine, tra cui proprio l'integratore obiettivo capelli per lei, che mi è piaciuto tantissimo, mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Ho scritto anche un piccolo post sul mio profilo Instagram e vi invito quindi a seguirmi. Poi prossimamente ne parlerò anche sul mio sito www.wellnesswithchiararancan.com. Ho preso poi una crema balsamo alla lavanda antisecchezza, quindi è una crema piedi, che per l'estate è il massimo, proprio perché idrata ed evita la secchezza dei talloni. Poi ha il profumo lavanda che a me piace tantissimo e questi sono 100 ml di prodotto, tutto acquistato col 60% di sconto. Ho voluto prendere una delle loro nuove maschere, la maschera detox illuminante. Questa era quella più specifica, più ideale, più che altro per la mia tipologia di pelle, che è una pelle mista ma sensibile, che necessita sì di essere purificata, ma anche di essere molto molto illuminata, perché non è una pelle grassa. Vedrò poi come mi trovo e vi saprò dire. Questo è l'unico prodotto che non è andato al 60% di sconto, ma comunque era in offerta, ed è l'Eau de Toilette Bottega Verde ed è uno dei loro nuovi profumi per l'estate della linea B Vitamin. Vediamo un po' da cosa sa. Perché dovrebbe essere note fiorite e agrumate. Allora. Adesso deve andare via prima un pochino l'alcol, poi nel frattempo vi faccio vedere gli altri prodottini. Allora, da cosa deve sapere? Distillato di vitalità che rinfresca i sensi con le note zuccherine della pesca bianca e un cuore dolce di fiori bianchi, una fragranza creata per regalare sensazioni meravigliose. Sì, ha un sentore di frutta. I fiori però non li sento più di tanto. Adesso pian piano sta venendo fuori la pesca, però effettivamente. Poi ho preso in iper offerta gli estratti di bellezza, gel detergente scrub leggero. Avevo bisogno di un gel detergente scrubboso da intervallare la sera con il mio solito detergente gel struccante, che sto utilizzando sempre uno di Bottega Verde, per andare un pochino a eliminare le impurità, perché comunque in estate la mia pelle è un pochino più impura, dato comunque il caldo, l'afa, l'inquinamento. E poi i prodottini che uno utilizza sul viso per andare a proteggere, quindi le protezioni solari, eccetera. E poi ho preso la crema corpo alla pesca nettarina. Mi è piaciuta tantissimo la crema corpo Mora Selvatica e ho voluto prendere questa qui, che mi sa più di estate. Allora, il profumo vi dico, sì, sa di pesca. Buono. Inizialmente si sentiva tanto l'alcol. Forse perché lo dovevo vaporizzare un pochino più distante, come quando lo vaporizzo sul collo e dietro le orecchie. Mi piace, buono il profumo, ho provato. E quindi ho voluto provare questa crema corpo, sempre 200 ml. Poi in omaggio, a sorpresa, c'era una crema solare a sorpresa. Nonostante ci sia il mio profilo, di bellezza, diciamo così, sul sito, nella mia, diciamo, sul mio profilo personale, hanno sbagliato, secondo me, clamorosamente a mandarmi un prodotto del genere, perché è un gelé a bronzatura intensa colorito tropicale che è indicato per le pelli scure. Io sono una pelle palesemente bianca, chiara, che fa anche fatica ultimamente ad abbronzarsi, infatti sono perennemente bianca anche l'estate. Poi ho preso in offerta un pigiamino estivo, ho pagato tipo 1 euro, 2 euro, una roba del genere, che era tra le cose loro in offerta, che poi metterò a lavare, ed è palesemente in poliestere, però
è abbastanza morbidino, 100% poliestere, lavare con ciclo normale fino a 30 gradi, non candeggiare, non stirare, non lavare a secco. Ed è un pigiamino così, estivo, un po' romantico, carino, è morbido, è molto molto morbido, non sa di plastica. E non puzza neanche, però lo laverò perché io lavo tutto prima di indossare. E poi all'interno ci sono dei campioncini, io ho scelto una linea di campioncini dove all'interno c'era un qualcosa che mi aveva attirato. Comunque c'è la crema mani linea lavanda, lo shampoo Mila Verde Aloe, la crema viso 24 ore effetto lifting e gel doccia energia caffè verde. Questi qua sono i campioncini che ho trovato, poi all'interno c'è la fatturina, i vari sconti e la linea natura, dove all'interno ci probabilmente c'è un altro sconto e forse degli altri campioncini. Vediamo. Wow! Sì, c'erano dei campioncini che sono caduti. Andiamo a recuperarli. Così mi avete visto passare davanti. Allora, crema solare viso, protezione 15. E poi c'è straordinaria la crema viso e l'eau de toilette alla gardenia. Quindi all'interno di questa rivistina mettono sempre poi degli altri sample. Niente, questi sono i miei acquisti, quindi l'eau de toilette, un gel scrub viso, l'integratore obiettivo capelli light che utilizzerò però quest'autunno, la crema corpo per scanettarina. La nuova maschera, queste qua l'argilla effetto detox, la crema piedi, campioncini, la sorpresa che non utilizzerò mai e il pigiamino. Questo è il mio bottino di Bottega Verde. Voi ultimamente avete acquistato qualcosa da Bottega Verde? Avete approfittato degli sconti? Raccontatemi un po'. Avete provato qualcuno di questi prodotti? Comunque ve lo dico, mi piace il profumo, molto molto buono, sì. Comunque raccontatemi tutto, lasciate un pollicino in su, spero di tornare presto con nuovi video, lasciatemi un commentino e seguitemi sulle altre social, pagina Facebook, Instagram e soprattutto sul sito. Vi mando un mega bacio, ci vediamo presto in un nuovo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere aggiornati su quando pubblicherò un nuovo video. Ciao!